Le mille miglia definite da Enzo Ferrari la corsa più bella del mondo ha preso vita su iniziativa di appassionati di motori e di gare automobilistiche bresciani, Franco Mazzotti, Aimo Manci, Renzo Castagneto e del giornalista Giovanni Canestrini. Il percorso di circa 1600-1700 km parte da Brescia, passa per Roma per poi ritornare a Brescia. Alla prima edizione del 1927 della Coppa delle Mille Miglia parteciparono 70 auto e ne arrivarono al traguardo 45. È stato il trionfo dell'OM Officine Meccaniche di Brescia, che si aggiudicarono i primi tre posti con Dando Minoia e Giuseppe Morandi con la M Superba 665 Sport, primi alla media straordinaria di 77,238 km/h per una durata complessiva di 21 ore e 5 minuti. Le cronache raccontano che fu un risultato del tutto inaspettato, considerando che negli anni 20, ad eccezione dei centri abitati, le strade erano sterrate. I bresciani furono colti di sorpresa e svegliati con il passaparola per andare ad accogliere in massa i vincitori. Le OM si aggiudicarono anche il secondo posto nel 1928 e 1929 e un terzo posto nel 1931. Nel 1933 la OM, in crisi di liquidità, cessò la produzione di auto ed entrò a far parte del gruppo Fiat.